E come avete potuto vedere, occuparsi di questi argomenti non è soltanto sapere quali tasti premere su una tastiera per abilitare funzionalità. Questa è una caratteristica abbastanza consolidata da qualche tempo nel mondo della cyber security, quella di conoscere anche la tassonomia degli attaccanti. Sentirete parlare spesso a sproposito di analisi del rischio. Ma l'analisi del rischio non è scrivere alto, medio, basso in un foglio Excel o in un framework con un po' di grafici a torta. Analisi del rischio significa essenzialmente due cose. Sapere qual è la soglia di rischio accettabile, cioè quella che siamo disposti a correre, e misurare nei limiti del possibile il rischio che corriamo rispetto alla tipologia di attaccanti. Se sono una farmaceutica che fa esperimenti su animali, probabilmente i miei avversari sono gli estremisti animalisti. Se opero in un altro settore, magari possono essere criminali comuni. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che sia nell'ambito dell'analisi del rischio, ma in generale della definizione di una strategia di cyber security, difficilmente una soluzione funziona sempre. Non esistono soluzioni quattro stagioni. Si potrebbe anche quasi dire che la sicurezza è una cipolla, cioè è fatta a strati, è fatta a più livelli. Ecco perché il concetto di multilayer security, che è quello di cui ci parlano i relatori di oggi, cioè Mario Menichetti di CIPS e Matteo Brusco di Enable, è un concetto che va tenuto assolutamente presente nel design di un modello di sicurezza, ma anche nella selezione di un prodotto. Questo è il tema della relazione che ci approntiamo a seguire. Grazie a tutti, buonasera, grazie per essere qua con noi. Tutti gli argomenti che abbiamo seguito oggi sono argomenti molto molto interessanti e sicuramente veri. Avanti, indietro, destra, sinistra, destra, grande. La tecnologia per me è una cosa sconosciuta, però davanti così sto scherzando, spero. Ok, diciamo che... Per noi la focalizzazione sicuramente è su questi due punti che possono essere naturalmente espansi su diversi livelli. Che vuol dire espansi su diversi livelli? Perché bisogna considerare che quando parliamo di sicurezza bisogna tenere conto di alcuni landmarks, che noi chiamiamo landmarks, che sono esattamente gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Non sempre questi obiettivi sono chiari. Security by design hard points sono quei punti che devono essere affrontati per realizzare quegli obiettivi di sicurezza che abbiamo definito prima. Ovviamente questo corrisponde a quello che è la sicurezza multilivello. Che vuol dire multilivello? O multilayer? Multilayer vuol dire che la sicurezza non è semplicemente l'antivirus, non è semplicemente il firewall. Non è semplicemente un EDR, non è semplicemente un backup, è la combinazione di tutte queste cose su diversi livelli, diverse profondità che dipendono da quello che sono gli obiettivi, i landmarks che vogliamo raggiungere sul particolare sistema del cliente. Il problema di... Questi sono già due grossi problemi che vanno risolti, ma c'è un terzo problema che è quello che li raccoglie tutti, che è il controllo. Mettere su un firewall, mettere su un antivirus, un EDR o altre soluzioni bellissime funzionano, ma devono essere controllate, devono essere aggiornate, devono essere sempre tenute sotto costante osservazione. Questo è il punto fondamentale. Un firewall appena configurato, messo in opera, ha una sua validità per 10-15 giorni. Dopo 15 giorni ha la stessa valenza di un portacenere, se nessuno lo controlla, se nessuno verifica quello che sta succedendo e risponde. Con Enable, quello che vogliamo fare è presentarvi una piattaforma che permette a chi si occupa di infrastrutture e sicurezza di tenere sotto controllo in maniera semplificata e semplice quello che è tutta l'infrastruttura, la sicurezza dell'infrastruttura, in maniera che possa essere reso effettivo quello che è l'obiettivo di sicurezza. Ok, questi qui sono i nostri. Intanto vi presento il Distribution Sales Manager,
italiano, che è Matteo Brusco, vi parlerà della soluzione. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti. Dunque, ci sono tante cose che si potrebbero dire. Ho seguito anche con un certo interesse le presentazioni anche di chi mi ha preceduto, e quindi è chiaro che qui siamo Expo Security e siamo ad un evento dove parliamo appunto di sicurezza. Parlare di sicurezza, come ha accennato Mario, come è stato detto anche da altri colleghi, sembra abbastanza banale. Per certi versi se ne parla, si riparla, sembra che ogni esperto abbia la sua informazione da dire, la sua verità da raccontare. Ma quello che a me interessa, quello che a noi interessa, è molto più far capire a chi opera nell'IT, cioè quindi immagino a voi che diciamo utilizzate le soluzioni per fare delle attività di assistenza IT ai vostri clienti, il nostro obiettivo è quello di fornirvi le soluzioni più adatte proprio per venire incontro a quelle che sono le vostre esigenze, perché far fronte ai problemi della security è estremamente complesso. E se per fare questo dovete farlo utilizzando n.000 strumenti diversi, ognuno per la sfaccettatura della security, beh, questo complica ulteriormente le cose. Allora, ok, vediamo se la presentazione... Ok, perfetto. Quindi non ve la farò molto lunga, non vi racconterò la rava la fava di chi è Nebo, non starò lì ad indicarvi tutti i numeri. Vi dico solo che i numeri che sto presentando in questa slide servono solo a far capire che in realtà Enable è un player di primaria importanza. Non siamo un'azienda che si affaccia adesso al mercato, non siamo un'azienda che comincia adesso a lavorare in questo settore. Noi con le nostre soluzioni copriamo più di 7 milioni di endpoint nel mondo. Gli endpoint per noi sono postazioni, server, workstation, portatili, dispositivi di rete, ripeto, 7 milioni a livello worldwide, quindi ripeto, non siamo nati ieri. Noi abbiamo qualcosa come più di 25.000 clienti. I nostri clienti non sono gli utenti finali, i nostri clienti sono le aziende di informatica che lavorano e fanno assistenza IT ai propri clienti e che usano le nostre piattaforme per fare dell'assistenza un vero e proprio servizio. Perché Enable allora? Beh, Enable perché la nostra missione è quella di, come si dice in inglese, di empower MSP, quindi fornire ai nostri utenti le migliori soluzioni per fare al meglio il proprio lavoro. Siamo la soluzione, siamo l'azienda migliore del mondo? Siamo perfetti? No, credo che non lo sia nessuno, ma credo che nessuno ambisca ad essere perfetto, ma sicuramente siamo tra i numeri uno, fra quelli che forniscono il miglior compromesso tra la soluzione iper ultra super strasicura e la flessibilità, la comodità e la semplicità dell'utilizzo di una soluzione. Se ci devo mettere 2 anni per capire come utilizzare un prodotto, difficilmente riuscirò a renderlo economicamente vantaggioso. Se invece la soluzione che mi permette di fare il lavoro, beh, riesco ad apprenderla nel giro di poche ore, sicuramente la cosa diventa interessante. Ma allora cercherò di andare un po' più veloce sulle slide, anche per non tediarvi troppo e per non annoiarvi troppo. Noi crediamo che un approccio come il nostro consenta di andare a rispondere a tutta una serie di sfide che attendono oggi come oggi il mercato, e quindi ripeto, nonostante tutte le diciamo le indicazioni che abbiamo avuto anche nelle sessioni precedenti con
livelli di sicurezza, anche se vogliamo, molto elevati, che magari non è detto neanche che riusciamo facilmente a trovare nel quotidiano di tutti i giorni, noi pensiamo che con le nostre soluzioni possiamo far fronte a queste problematiche, cioè al fatto che oggi come oggi tutti dipendono dall'IT. Non esiste più l'azienda che può stare qualche giorno con l'IT fermo. Tutte le aziende hanno infrastruttura che diventa sempre più ibrida e quindi sempre più complessa da gestire. Le minacce informatiche, abbiamo visto, sono continuamente in crescita, in evoluzione. La specificazione di queste minacce informatiche è sempre più elevata e quindi anche qui diventa sempre più complesso far fronte e poter gestire queste problematiche. Il tutto unito anche al fatto che c'è una tendenza alla commoditization, cioè al fatto di, nonostante questo incremento della complessità, nonostante l'incremento delle minacce, i clienti tendono a chiedere paradossalmente di fargli risparmiare, di fargli spendere meno. Vogliono che facciamo molto di più, ma vorrebbero spendere meno. Ma noi aiutiamo anche in questo, riusciamo a fare anche questo. E infine, chiaramente, con la situazione che abbiamo vissuto durante la pandemia, abbiamo chiaramente avuto l'allargamento di quelli che sono, di quelli che erano i naturali confini, perimetri aziendali, verso un mondo assolutamente fatto più di lavoratori che sono dislocati in ogni dove, che sono connessi con qualsiasi tipologia. Non abbiamo più un perimetro molto molto delineato, e quindi tutto questo è complessità da gestire. Ora, le soluzioni di Enable vanno in questa direzione, e vanno anche in una direzione particolare, cioè oggi come oggi una delle cose che succede è che chi vuole rimanere all'interno di questo mercato deve necessariamente evolvere. Un'azienda che si occupa di fare assistenza IT non può limitarsi a dire ok, io faccio attività solamente su le workstation, solamente sui server, solo sugli apparati di reti, mi approccio solamente al mondo Windows perché non seguo il mondo Macintosh e così via. Deve espandersi, deve evolvere, deve necessariamente far fronte a tutto. Bene, se voi avete una piattaforma, una soluzione che vi consente di gestire tutto questo, potrete fare questo tipo di attività, cioè potrete crescere, potete acquisire più clienti con lo stesso numero di persone, potrete gestire più dispositivi e potrete fornire più servizi. Noi in Enable abbiamo investito molto anche da questo punto di vista e siamo, per esempio, siamo tra gli unici vendor ad avere, per esempio, l'integrazione addirittura con Microsoft Intune per quanto riguarda la possibilità di utilizzare anche questo tipo di connessione per gestire i parchi dei nostri clienti. Abbiamo la soluzione basata su Windows più completa che esista sul mercato per la gestione del mondo Mac, più di quanto non sia addirittura nel mondo Mac stessa. Siamo tra gli unici ad avere l'integrazione nativa con tutti gli apparati di rete di Cisco, per esempio, della parte della famiglia Meraki, oltre ad avere le integrazioni con tutto quello che riguarda il mondo di Microsoft 365. Ora, quello che voglio assolutamente comunicare è questo. Quando prima si parlava anche di sicurezza multilivello, bene, il concetto è molto semplice. Come diceva Mario, non esiste una sicurezza, non esiste un qualcosa che, ok, per essere sicuro devo avere l'antivirus e devo avere il backup. La sicurezza è un concetto molto più vasto. La sicurezza è, per usare magari metafore già sentite, ma sostanzialmente la sicurezza è come dire i livelli, le mura che costruisco attorno al mio castello che voglio difendere. Ma ancora una volta, io posso, no, e non serve assolutamente a nulla che io abbia
le mura più forti e più grandi e più impenetrabili da una parte e lascio la finestra aperta dall'altra, perché tutte le mie mura cadono come, come burro al sole. Quindi è fondamentale capire che ogni strato che andiamo a andiamo ad avere interazione, è importante che venga comunque gestito, ed è importante che venga gestito da un'unica soluzione, se possibile. A livello di dati, ci sono, ripeto, diversi layer, diversi strati che devono essere protetti. Non posso prescindere, non posso pensare che io applico un antivirus a livello di dispositivo e ho fatto la sicurezza. Non basta. Non posso pensare che vado ad applicare la patch e patch e antivirus ho risolto, perché ci sono altri layer che sono assolutamente fondamentali da coprire. C'è il layer delle persone. Cosa vuol dire il layer delle persone? Vuol dire che se ho tutti i sistemi protetti, le patch applicate, gli antivirus caricati, ma poi ho le password degli utenti scritte in chiaro su un foglietto da qualche parte, ho esattamente fatto lo stesso discorso, cioè ho lasciato la finestra aperta, ho chiuso con la porta blindata tutto quanto, ma ho lasciato la finestra aperta. Quindi è fondamentale avere soluzioni che consentono di gestire più strati possibili, più livelli possibili di sicurezza. Noi vogliamo fare questo e facciamo questo, forniamo soluzioni che consentano, tramite un'unica piattaforma, di unificare il tutto. Quindi forniamo strumenti che diano semplicità, diano la possibilità di accentrare il tutto invece che disperdere l'attenzione dei tecnici. Ora vediamo se va avanti, non so se... Ok. Diciamo che una cosa fondamentale per Enable è anche il testimoniare che non siamo semplicemente un vendor, un fornitore di una piattaforma, di una soluzione software, con diversi ambiti di applicazione, ma siamo un'azienda che è fortemente votata ad essere la soluzione di riferimento per gli MSP. Gli MSP sono i Managed Service Provider, sono le persone che operano nell'IT erogando servizi di assistenza. Per fare questo serve sicuramente una piattaforma, un ecosistema, ed è quello che abbiamo costruito, che sia estremamente flessibile e valido, ma serve anche supporto anche al business. Noi dobbiamo aiutare, e cerchiamo di farlo, anche i nostri clienti anche a sviluppare il proprio business, anche a crescere, perché il nostro è un business che funziona solo se funzionano i nostri clienti, e quindi da questo punto di vista cerchiamo di aiutarli e di fornire anche attività collaterali che riguardano la parte business. Per esempio, noi abbiamo creato una soluzione che si chiama MSP Institute, che è una raccolta di tutto quello che è il know-how e il sapere di come si fa a erogare servizi. Banalmente, quello che mi capita da tanti anni di sentire come domanda quando affrontiamo questi temi, quando qualcuno vuole affrontare questa transizione, vuole iniziare a fare l'MSP, vuole iniziare a lavorare in questo modo, quello che mi viene chiesto è: ma come facciamo a fare servizi? Cosa ci mettiamo in questi servizi? Come facciamo a creare un qualcosa? Come facciamo a dare un prezzo per i miei clienti, per i miei utenti? Noi tutte queste informazioni le mettiamo a disposizione gratuitamente per i nostri clienti su questa piattaforma che si chiama MSP Institute. Quindi qui abbiamo raccolto tutte le informazioni, tutti gli esempi, tutte le best practice fatte e prese ovviamente dagli MSP di maggior successo, e le mettiamo a disposizione di tutti quelli che sono i nostri clienti. Quindi sicuramente, perché Enable, tornando alla domanda iniziale, perché sicuramente è un vendor che vi mette a disposizione non solo
una piattaforma, delle piattaforme, delle soluzioni che vi consentono di erogare servizi di sicurezza a multilivello, ma perché vi supporta in tutto il processo anche del business con gli strumenti e con le soluzioni che abbiamo creato. Quindi in realtà io vi ringrazio dell'attenzione e direi che il suggerimento chiaramente è quello di ovviamente seguirci, contattare CIPS per quanto riguarda una valutazione tecnica della cosa o per richiedere comunque un approfondimento per capire in che modo con le nostre soluzioni possiamo riuscire ad aiutarvi. Io direi che vi ringrazio, ho concluso e auguro a tutti una buona serata.